Da giovani pionieri a nativi digitali, 1922-2022. 100 anni di scautismo a Chieti hanno portato qualche novità e un po' di utile tecnologia, ma di certo non hanno alterato lo spirito del vero scout: rispetto per la natura e imparare a vivere con l'essenziale. Il centenario della fondazione dello scautismo teatino è stato celebrato con appuntamenti di rilievo, fra questi la mostra fotografica curata da Ageshi, Mashi e Centro Documentazione Scautismo di Chieti. L'esposizione rimarrà allestita fino a domani, domenica 18 dicembre, in Piazza Vico, nella sala della Camera di Commercio. È iniziato tutto nel 1922, a dir la verità ufficiosamente qualche anno prima, e abbiamo deciso di fare questa conferenza, questa mostra fotografica per raccogliere tutte le foto a partire dal 1922 ad oggi. Lo spirito è quello di sorridere sempre nelle difficoltà, è uno stile di vita, per cui con cose semplici, con i giochi all'aperto, con le relazioni che fanno crescere questi ragazzi, noi affrontiamo insomma la vita di tutti i giorni. Il valore anche dello scautismo, lo chiedo ad Aurelio Bigi. I valori intanto che rimangono poi nella vita sono sicuramente il senso della responsabilità che il capo scout riesce a dare ai ragazzi, l'amore per la natura che oggi è di moda ma noi lo portiamo avanti da 100 anni. Quello che mi piace, ecco, evidenziare come a Chieti si sia costituito un centro documentazione scout, perché qual è il problema? Che diventando anziani noi abbiamo tanto di quel materiale scout che rischia di essere perduto, invece poterlo raggruppare significa, ecco, poi fare veramente una storia analitica dello scautismo. Le foto che vediamo qui in questa mostra vengono da una collezione privata che ci ha donato la famiglia di Montenegrino Orlandi. Montenegrino Orlandi era scout nel 1922, fu il primo, diciamo, a fare la promessa scout a Chieti ed è rimasto scout fino alla fine dei suoi anni. Quello che deve saper fare lo scout è quello di era ieri ed è oggi, di stare in mezzo alla natura e quindi rispettare le creature della natura, vegetale o animale che siano, nel rispetto di tutti, specialmente dei più deboli, e con l'essenzialità, cioè devi saper vivere con l'essenzialità, montare il campo che noi facciamo di 15 giorni come se ci dovessi vivere una vita, però essere sempre pronti con lo zaino per poterti muovere all'improvviso.